portarlo su, travolgere tutto, che in modo che il finale sia una roba travolgente. E gli acuti di qua, i medici, cioè, senti tutto. Vole, proviamo il finale, no? E un'altra donna. No. E un'altra donna. Però immagino, casa mia è stata bombardata durante la prima guerra mondiale. La Val di Ledro era il confine. Da quella c'è la Valarsa, dall'altra parte c'è la Val di Ledro. Sono arrivati gli americani e hanno detto: no, ragazzi, da qua meglio che non passate. Sono passati dalla Valarsa. Perché, vabbè, comunque, se si fa pezzi drammatici, drammatico sia. Yosca, yeah. Che a seconda delle necessità bisogna che il coro si adatti. Prima nel chiostro c'erano quattro dei vostri che cantavano tante putele belle, anche lì c'erano tante putele, però lo cantavano con una libertà e con una felicità. Che mani rende con soffiazione, che la mi rende con soffiazione. Allora, comunque, ecco, quello che dicevo, parte sempre l'intonatore, oh, proviamo, dai. Era una notte. Io l'accelererei un po'. Fredda. Dai, bravi, bravi. Belle rose, le carrozze, era una notte che pioveva. Forse meglio, era una notte seconda. Ecco, buon, buon. Dai. Uno, tre, due. Sì. Tu quale dirigi? Perché il coro c'è naturalmente per l'organizzazione e per l'idea, perché questo pomeriggio, come altri che abbiamo trascorso assieme, mi ha dato non la speranza, ma la certezza che tutta la passione che è stata messa dal coro della Salma, ma non solo, ma da tutti gli altri cori che si sono prodigati in questi tantissimi anni a diffondere un repertorio bellissimo, a tutti i maestri, quelli che sono qui oggi, ma anche altri, volevo dire, tutta questa passione non è stata invano. Questa si è trasferita in loro ed è la più bella ricompensa che ognuno di noi può avere. Grazie a tutti.